Fu invitato la mattina dopo, con un bigliettino recato a mano, ad andare subito in casa di Anna Rosa, l'amichetta di mia moglie che ho nominata una o due volte in principio, così di passata. Io mi aspettavo che qualcuno cercasse di mettersi in mezzo per tentare la riconciliazione tra me e Dida, ma questo qualcuno, nelle mie supposizioni, doveva venire da parte di mio suocero e degli altri soci della banca, non direttamente da parte di mia moglie, già che l'unico ostacolo da rimuovere era la mia intenzione di liquidare la banca. Tra me e mia moglie non era avvenuto quasi nulla. Bastava che io dicessi ad Anna Rosa d'essere pentito sinceramente dello sgarbo fatto a Dida, scrollandola e buttandola a sedere sulla poltrona del salotto, e la riconciliazione sarebbe avvenuta senz'altro. Che Anna Rosa si fosse preso l'incarico di farmi recedere da quella intenzione, ponendolo come patto per il ritorno di mia moglie in casa, non mi parve in alcun modo ammissibile. Sapevo da Dida che la sua amichetta aveva rifiutato parecchi matrimoni cosiddetti vantaggiosi per disprezzo del denaro, attirandosi la riprovazione della gente assennata e anche di Dida che certo, sposando me, voglio dire il figlio di un usuraio, aveva dovuto lasciare intendere alle sue amiche che lo faceva perché alla fin fine era un matrimonio vantaggioso. E per questo vantaggio da salvare, Anna Rosa non poteva essere dunque l'avvocato più adatto. Era da ammettere piuttosto il contrario, che Dida avesse ricorso a lei per aiuto, cioè per farmi sapere che il padre, d'accordo con gli altri soci, la tratteneva in casa e le impediva di ritornare a me se io non recedevo dalla intenzione di liquidare la banca. Ma conoscendo mia moglie, non mi parve ammissibile neppure questo. Andai pertanto a quell'invito con una grandissima curiosità. Non riuscivo ad indovinare la ragione. Conoscevo poco Anna Rosa. L'avevo veduta parecchie volte in casa mia, ma essendomi sempre tenuto lontano, più per istinto che di proposito, dalle amiche di mia moglie, avevo scambiato con lei pochissime parole. Certi mezzi sorrisi, per caso sorpresi sulle sue labbra mentre mi guardava di sfuggita, mi erano sembrati così chiaramente rivolti a quella sciocca immagine di me che il gengè di mia moglie Dida le aveva dovuto far nascere nella mente, che nessun desiderio mi era sorto di intrattenermi a parlare con lei. Non ero mai stato a casa sua. Orfana di padre e di madre, abitava con una vecchia zia in quella casa che pare schiacciata dalle mura altissime della Badia Grande, mura di antico castello, dalle finestre con le grate inginocchiate da cui sul tramonto s'affacciano ancora le poche vecchie suore che vi sono rimaste. E una di quelle suore, la meno vecchia, era zia anch'essa di Anna Rosa, sorella del padre, ed era, dicono, mezza matta, ma ci vuole poco a far ammattire una donna chiudendola in un monastero. Da mia moglie, che fu per 3 anni educanda nel convento di San Vincenzo, so che tutte le suore, così le vecchie come le giovani, erano chi per un verso e chi per un altro mezze matte. Non trovai in casa Anna Rosa. La vecchia serva che mi aveva recato il biglietto, parlandomi misteriosamente dalla spia della porta senza aprirla, mi disse che la padroncina era su alla badia dalla zia monaca e che andassi pure a trovarla là, chiedendo alla suora portinaia di essere introdotto nel parlatorietto di suora Celestina. Tutto questo mistero mi stupì. E sul principio, anziché accrescere la mia curiosità, mi trattenne di andare. Per quanto mi fosse possibile, in quello stupore avvertii il bisogno di riflettere prima sulla stranezza di quel convegno lassù alla badia in un parlatorietto di suora. Ogni nesso tra la mia futile disavventura coniugale e quell'invito mi parve rotto. Subito rimasi apprensionito come per una imprevista complicazione che avrebbe recato chissà quali conseguenze alla mia vita. Come tutti sanno, a Richieri poco mancò non mi mancasse la morte, ma qui mi piace ripetere ciò che già dissi davanti ai giudici, perché per sempre sia cancellato dall'animo di tutti il sospetto che allora la mia deposizione fosse fatta per salvare e mandare assolta ad ogni colpa Anna Rosa. Nessuna colpa da parte sua. Fui io, o piuttosto ciò che finora è stato materia di queste mie tormentose considerazioni. Se l'improvvisa e inopinata avventura, cui quasi senza volerlo mi lasciai andare per un ultimo disperatissimo esperimento, rischiò di avere una tal fine. Per una delle straducole a sdrucciolo della vecchia Richieri, durante il giorno appestate dal lezzo della spazzatura marcita, andai su alla badia. Quando si sia fatta l'abitudine di vivere in un certo modo, andare in qualche luogo insolito e nel silenzio avvertire come un sospetto che ci sia qualcosa di misterioso a noi, da cui, pur lì presente, il nostro spirito è condannato a restare lontano, è un'angoscia indefinita. Perché si pensa che se potessimo entrarci, forse la nostra vita si aprirebbe in chissà quali sensazioni nuove, tanto da parerci di vivere in un altro mondo. Quella badia,
Già castello feudale di Chiaramonte, con quel portone basso tutto tarlato e la vasta corte con la cisterna in mezzo, e quello scalone consunto, cupo, rintronante che aveva il rigido delle grotte, e quel largo e lungo corridoio con tanti usci da una parte e dall'altra, e i mattoni rosi del pavimento avallato che lustravano alla luce del finestrone in fondo, aperto al silenzio del cielo, tante vicende di casi e aspetti di vita aveva accolto in sé e veduto passare, e che ora, nella lenta agonia di quelle poche suore che vi vagavano dentro sperdute, pareva non sapesse più nulla di sé. Tutto là dentro pareva ormai smemorato, nella lunghissima attesa della morte di quelle ultime suore, a una, perduta da gran tempo la ragione per cui il castello baronale era stato dapprima costruito e divenuto poi per tanti secoli badia. La suora portinaia aprì uno di quegli usci nel corridoio e mi introdusse nel parlatorietto. Una campanella malinconica già era stata suonata da basso, forse per chiamare Suor Celestina. Il parlatorietto era buio, tanto che in prima non potei discernervi altro che la grata in fondo, appena intravista la poca luce entrata dall'uscio nell'aprirlo. Rimasi in piedi, in attesa, e chissà quanto ci sarei rimasto se alla fine una fievole voce della grata non mi avesse invitato ad accomodarmi, che presto Anna Rosa sarebbe venuta su dall'orto. Non mi proverò a esprimere l'impressione che mi fece quella voce in attesa nel buio di là dalla grata. Mi folgorò in quel buio il sole che doveva esserci in quell'orto della badia, che non sapevo dove fosse, ma che certo doveva essere verdissimo. Ed improvviso mi si illuminò in mezzo a quel verde la figura di Anna Rosa, come non l'avevo mai veduta, tutta un fremito di grazia e di malizia. Fu un baleno, ritornò il buio. O piuttosto non il buio, perché ora potevo discernere la grata e davanti a quella grata un tavolino e due seggiole. In quella grata il silenzio. Vi cercai la voce che mi aveva parlato, fievole ma fresca, quasi giovanile. Non c'era più nessuno, eppure doveva essere stata la voce di una vecchia. Anna Rosa, quella voce, quel parlatorietto, il sole in quel buio, il verde dell'orto, mi prese come una vertigine. Poco dopo, Anna Rosa aprì di furia l'uscio e mi chiamò fuori dal parlatorietto nel corridoio. Era tutta accesa in volto, coi capelli in disordine, gli occhi sfavillanti, la camicetta bianca di lana a maglia sbottonata sul petto come per il caldo, e aveva tra le braccia tanti fiori e un tralcio di edera che le passava sopra una spalla e le tentennava lungo, dietro. Corse, invitandomi a seguirla, in fondo al corridoio, salì sullo scalino sotto al finestrone, ma nel salire, forse per riparare con una mano una parte dei fiori che stava per sfuggirle, si lasciò invece cadere dall'altra la borsetta. E subito il fragore di una detonazione, seguito da un altissimo grido, fece rintronare tutto il corridoio. Fece appena in tempo a sorreggere Anna Rosa che mi si batteva addosso. Nello sbalordimento, prima che riuscissi a rendermi conto di ciò che era avvenuto, mi vidi attorno certe vecchie suore, pigolanti, spaventate, le quali, pur essendo accorse per quello sparo nel corridoio e pur vedendomi tra le braccia Anna Rosa ferita, erano tuttavia in preda a un'altra costernazione che io prima non potei intendere, tanto mi pareva impossibile che non si dovesse avere quella per cui di gran voce io chiedevo loro un letto dove adagiare la ferita. Mi rispondevano Monsignore, che stava per arrivare Monsignore. E a sua volta Anna Rosa mi gridava tra le braccia la rivoltella, la rivoltella. Cioè che rivoleva da me la rivoltella che era dentro la borsetta. Perché era un ricordo del padre. Che in quella borsetta caduta dovesse esserci una rivoltella, la quale, esplodendo, l'aveva ferita a un piede, mi era parso subito evidente. Ma non così la ragione per cui la portava con sé. E proprio quella mattina che mi aveva dato convegno alla badia, mi parve stranissimo. Ma non mi passò neppur lontanamente per il capo in quel momento che l'avesse portata per me. Più che mai stordito, vedendo che nessuno mi dava aiuto per soccorrere la ferita, me la tolsi di peso sulle braccia e la portai fuori dalla badia, giù per la straducola, a casa. Mi toccò poco dopo risalire alla badia per riprendere dal corridoio sotto al finestrone quella rivoltella che doveva poi servire per me.
La notizia di quello strano accidente alla Badia Grande e di me che ne uscivo a precipizio reggendo sulle braccia una rosa ferita si propagò per Richieri in un baleno, dando subito pretesto a malignazioni che per la loro assurdità mi parvero in prima perfino ridicole, tanto ero lontano dal supporre che potessero non solo parer verosimili, ma addirittura essere tenute per vere, e non già da coloro a cui tornava conto metterle in giro e fomentarle, ma finanche da colei che reggevo ferita sulle braccia. Proprio così. Perché Gengè, signori miei, quello stupidissimo Gengè di mia moglie Dida, covava, senza che io ne sapessi nulla, una bruciante simpatia per Anna Rosa. Se l'era messa in testa Dida, che se n'era accorta, non ne aveva detto mai nulla a Gengè, ma lo aveva confidato sorridendone alla sua amichetta per farle piacere e forse anche per spiegarle che c'era il suo motivo se Gengè la schivava quando ella veniva a casa: la paura di innamorarsene. Non mi riconosco nessun diritto di smentire codesta simpatia di Gengè per Anna Rosa. Potrei al più sostenere che non era vera per me. Ma non sarebbe giusto neppure questo. Perché effettivamente non mi ero mai curato di sapere se sentissi antipatia o simpatia per quella amichetta di mia moglie. Mi pare di avere dimostrato a sufficienza che la realtà di Gengè non apparteneva a me, ma a mia moglie Dita, che gliel'aveva data. E se Dida dunque attribuiva quella segreta simpatia al suo Gengè, importa poco che essa non fosse vera per me. Era tanto vera per Dida, che vi trovava la ragione per cui mi tenevo lontano da Anna Rosa. Ed era tanto vera anche per Anna, che le occhiate che qualche volta io le avevo rivolta di sfuggita erano state anzi interpretate da lei come qualche cosa di più. Per cui io non ero quel carino, sciocchino Gengè che mia moglie Dida si figurava. Ma io ero un infelicissimo signor Gengè che doveva soffrire chissà quali strazi in corpo a essere stimato e amato così dalla propria moglie. Perché, se ci pensate bene, questo è il meno che possa seguire dalle tante realtà insospettate che gli altri ci danno. Superficialmente, noi sogliamo chiamarle false supposizioni, erronei giudizi, gratuite attribuzioni, ma tutto ciò che di noi si può immaginare è realmente possibile, ancorché non sia vero per noi. Che per noi non sia vero, gli altri se ne ridono. È vero per loro. Tanto vero che può anche capitare che gli altri, se non vi tenete forte alla realtà che per vostro conto vi siete data, possono indurvi a riconoscere che più vera della vostra stessa realtà è quella che vi danno loro. E nessuno più di me ha potuto farne esperienza. Io mi trovai dunque, senza che ne sapessi nulla, innamoratissimo di Anna Rosa e per questa ragione impigliato nell'accidente di quello spano nella badia come non mi sarei mai e poi mai immaginato. Assistendo Anna Rosa, dopo averla trasportata a casa sulle braccia e adagiata sul suo letto, corso per un medico, per un'infermiera e prestato le prime cure del caso, sentii subito anch'io, più che possibile, vero ciò che ella aveva immaginato di me in seguito alle confidenze di Dita, la mia simpatia per lei. E potei avere dalla sua bocca, stando a sedere a piè del letto nell'intimità color di rosa della sua cameretta offesa dal cattivo odore dei medicinali, tutte le spiegazioni. E prima quella della rivoltella nella borsetta, causa dell'accidente. Come rise di cuore, immaginando che qualcuno potesse supporre che ella l'avesse portata per me nel darmi convegno alla badia. La portava sempre con sé, nella borsetta, quella rivoltella, dacché l'aveva trovata nel taschino di un panciotto del padre, morto improvvisamente da 6 anni. Piccolissima, con l'impugnatura di madreperla e tutta lucida e viva, le era parsa un gingillo, tanto più carino in quanto nel suo grazioso congegno racchiudeva il potere di dare la morte. E più di una volta mi confidò in qualche non raro momento che il mondo tutto intorno, per certi strani sgomenti dell'anima, le si faceva come attonito e vano. Aveva avuto la tentazione di farne la prova, giocando con essa, provando nelle dita sul liscio lucido dell'acciaio e della madreperla la delizia del tatto. Ora che essa invece che alla tempia o nel cuore per volontà di lei avesse potuto per caso morderla a un piede e anche col rischio, come si temeva, di farla restar zoppa, le cagionava un grandissimo dispiacere. Credeva d'essersela appropriata tanto che non dovesse avere più per sé quel potere. La vedeva cattiva adesso,
La traeva dal cassetto del comodino accanto al letto, la mirava e le diceva cattiva. Ma quel convegno su all'abbadia, nel parlatorietto della zia Monaca, perché? E quelle sette suore che invece di darsi pensiero di lei ferita mi parlavano quasi oppresse della visita di non so quale monsignore? Ebbi la spiegazione anche di questo. Ella sapeva che quella mattina Monsignor Partanna, vescovo di Richieri, sarebbe andato a far visita alle vecchie suore dell'Abbadia Grande, come soleva ogni mese. Per quelle vecchie suore quella visita era come un'anticipazione della beatitudine celeste. Rischiare di averla guastata da quell'accidente era stata perciò per loro la costernazione più grave. Mi aveva fatto venire su all'Abbadia perché voleva che io parlassi subito, quella mattina stessa, col vescovo. Io? Col vescovo. E perché? Per ovviare a tempo ciò che si stava tramando contro di me. Mi volevano proprio interdire, denunziandomi come alterato di mente. Dida le aveva annunziato che già erano state raccolte e ordinate tutte le prove da Firbo, da Quantorzo, da suo padre e da lei stessa per dimostrare la mia lampante alterazione mentale. E tanti erano pronti a farne testimonianza, finanche quel Turolla che avevo difeso contro Firbo, e tutti i commessi della banca, finanche Marco Di Dio a cui avevo fatto donazione di una casa. Ma la perderà. Non potei tenermi dal farle osservare ad Anna Rosa. Se sono dichiarato alterato di mente, l'atto della donazione diventerà nullo. Anna Rosa scoppiò a ridermi in faccia per la mia ingenuità. A Marco Di Dio dovevano aver promesso che, se testimoniava come volevano loro, non avrebbe perduto la casa. E del resto poteva anche secondo coscienza testimoniarlo. Guardai sospeso Anna Rosa che rideva. Ella se ne accorse e si mise a gridare: «Ma sì, pazzie! Tutte pazzie! Tutte pazzie!» Se non che lei ne godeva, le approvava. E più che mai, se con esse volevo arrivare veramente a quella più grande di tutte, cioè di buttare all'aria la banca e di allontanare da me una donna che mi era stata sempre nemica, Dida, non crede? Nemica. Sì, adesso. No. Sempre. Sempre. E mi informò che da tempo cercava di far intendere a mia moglie che io non ero quello sciocco che lei si immaginava. In lunghe discussioni che le erano costate una fatica infinita per frenare il dispetto che le cagionava l'ostinazione di quella donna a voler vedere in tanti miei atti o parole una sciocchezza che non c'era, o un male che soltanto un animo deliberatamente nemico vi poteva vedere. Strabiliai. D'un tratto, per quelle confidenze di Anna Rosa, vidi una Dida così diversa dalla mia, eppur così ugualmente vera, che provai in quel punto più che mai tutto l'orrore della mia scoperta. Una Dida che parlava di me come assolutamente non mi sarei mai immaginato che ella ne potesse parlare, nemica anche della mia carne. Tutti i ricordi della nostra intimità comune, separati e traditi così indegnamente che per riconoscerli dovevo superarne con dispetto il ridicolo che prima non avevo avvertito, riparare una vergogna che prima in segreto non mi era parso di dover sentire. Come se a tradimento, dopo avermi indotto confidente a denudarmi, spalancata la porta, mi avesse esposto alla derisione di chiunque avesse voluto entrare a vedermi così, nudo e senza riparo, e apprezzamenti sulla mia famiglia, giudizi sulle mie più naturali abitudini, che non mi sarei mai aspettati da lei, insomma, un'altra Dida, una Dida veramente nemica. Eppure sono certo, certissimo, che col suo gengè ella non fingeva. Era col suo gengè quale poteva essere per lui, perfettamente intera e sincera. Fuori poi, dalla vita che poteva avere con lui, diventava un'altra, quell'altra che ora le conveniva o le piaceva o veramente sentiva di essere per Anna Rosa. Ma di che mi meravigliavo? Non potevo io lasciarle intero il suo gengè, così come ella se l'era foggiato? Ed essere poi un altro per conto mio, così era di me come di tutti. Non dovevo rivelare il segreto della mia scoperta ad Anna Rosa. Fui tentato da lei stessa, per ciò che ella mi fece sapere così improvvisamente di mia moglie. E non mi sarei mai immaginato che la rivelazione le avrebbe prodotto nello spirito il turbamento che le produsse, fino a farle commettere la follia che commise.
Ma dirò prima della mia visita a Monsignore, a cui ella stessa mi spinse con grande premura, come a cosa che non comportasse più altro indugio. Al tempo che conducevo a spasso Bibi, la cagnolina di mia moglie, le chiese di Richieri erano la mia disperazione. Bibi a tutti i costi ci voleva entrare. Alle mie sgridate si acculava, alzava e scuoteva una delle due zampine davanti, sternutiva, e poi con un'orecchia su e l'altra giù stava a guardarmi, proprio con l'aria di credere che non era possibile. Non era possibile che a una cagnolina bellina come lei non fosse lecito entrare in una chiesa. Se non ci stava nessuno! Nessuno! Ma come nessuno, Bibi? Le dicevo io. Ci sta il più rispettabile dei sentimenti umani. Tu non puoi intendere queste cose perché sei per tua fortuna una cagnolina e non un uomo. Gli uomini, vedi, hanno bisogno di fabbricare una casa anche ai loro sentimenti. Non basta loro averli dentro, nel cuore, i sentimenti, se li vogliono vedere anche fuori, toccarli. E costruiscono loro una casa. A me era sempre bastato finora averlo dentro, a mio modo, il sentimento di Dio, ma per rispetto a quello che ne avevano gli altri, avevo sempre impedito a Bibi di entrare in una chiesa. Ma non c'entravo nemmeno io. Mi tenevo il mio sentimento e cercavo di seguirlo stando in piedi, anziché andarmi a inginocchiare nella casa che gli altri gli avevano costruito. Quel punto vivo che si era sentito ferire in me quando mia moglie aveva riso nel sentirmi dire che non volevo più mi si tenesse in conto d'usuraio a Richieri, quello era Dio senza alcun dubbio. Dio che si era sentito ferire in me. Dio che in me non poteva più tollerare che gli altri a Richieri mi tenessero in conto d'usuraio. Ma se fossi andato a dire così a Quant'Orzo, a Firbo, agli altri soci della banca, avrei dato loro certamente un'altra prova della mia pazzia. Bisognava invece che il Dio di dentro, questo Dio che in me sarebbe a tutti ormai apparso pazzo, andasse quanto più contritamente gli fosse possibile a far visita e a chiedere aiuto e protezione al saggissimo Dio di fuori. A quello che aveva la casa e i suoi fedelissimi e zelantissimi servitori e tutti i suoi poteri sapientemente e magnificamente costruiti nel mondo per farsi amare e temere. A questo Dio non c'era pericolo che Firbo o Quant'Orzo si attentassero a dare del pazzo. Andai dunque a trovare al vescovado Monsignor Partanna. Dicevano a Richieri che era stato eletto vescovo per istanze e mali uffici di potenti prelati a Roma. Il fatto è che, pur essendo da alcuni anni a capo della diocesi, non era ancora riuscito a cattivarsi la simpatia, a conciliarsi la confidenza di nessuno. A Richieri si era avvezzi al fasto, alle maniere gioconde e cordiali, alla copiosa munificenza del suo predecessore. Il defunto eccellentissimo Monsignor Vivaldi e tutti perciò si erano sentiti stringere il cuore allorché avevano veduto per la prima volta scendere a piedi dal palazzo vescovile lo scheletro intabarrato di questo vescovo nuovo tra i due segretari che lo accompagnavano. Un vescovo a piedi! Ah! Da che il vescovado sedeva come una tetra fortezza in cima alla città, tutti i vescovi erano sempre scesi in una bella carrozza con l'attaccadue, galle rosse e pennacchi. Ma all'atto stesso della sua insediatura, Monsignor Partanna aveva detto che vescovado è nome d'opera e non d'onore, e aveva licenziato servi e cuoco, cocchiere e famigli, smesso la carrozza, inaugurato la più stretta economia, con tutto che la diocesi di Richieri fosse tra le più ricche d'Italia. Per le visite pastorali nella diocesi, molto trascurate dal suo predecessore e da lui invece osservate con la massima vigilanza ai tempi voluti dai canoni, nonostante le gravi difficoltà delle vie e la mancanza di comunicazioni, si serviva di carrozze d'affitto o anche di asini o di muli. Sapevo poi da Anna Rosa che tutte le suore dei cinque monasteri della città, tranne quelle ormai decrepite della Badia Grande, lo odiavano. Per le crudeli disposizioni emanate contro di loro appena insediatosi vescovo, cioè
che non dovessero più né preparare né vendere dolci o rosoli, quei buoni dolci di miele di pasta reale infiocchettati e avvolti in fili d'argento, quei buoni rosoli che sapevano di anice e di cannella, e non più ricamare neanche arredi e paramenti sacri, ma far soltanto la calza, e infine che non dovessero più avere un confessore particolare, ma servirsi tutte, senza distinzione, del padre della comunità. Disposizioni ancora più gravi aveva poi dato per i canonici e beneficiali di tutte le chiese, e insomma per la più rigida osservanza di ogni dovere da parte di tutti gli ecclesiastici. Un vescovo così non è comodo per tutti coloro che hanno voluto mettere fuori di sé il sentimento di Dio, costruendogli una casa fuori, tanto più bella quanto maggiore il bisogno di farsi perdonare. Ma era per me il meglio che mi potessi augurare. Il suo predecessore, l'eccellentissimo Monsignor Vivaldi, ben visto a tutti, con tutti alla mano, avrebbe senza dubbio cercato il modo e la maniera di accomodare ogni cosa, salvando banca e coscienza, per accontentare me, ma anche Firbo e Quantorzo e tutti gli altri. Ora io sentivo che non potevo più accomodarmi, né con me, né con nessuno. Monsignor Partanna mi ricevette nella vasta sala dell'antica cancelleria nel palazzo vescovile. Sento ancora nelle narici l'odore di quella sala dal tetro soffitto affrescato, ma così coperto di polvere che quasi non vi si scorgeva più nulla. Le alte pareti dall'intonaco ingiallito erano ingombre di vecchi ritratti di prelati, anch'essi bruttati dalla polvere e qualcuno anche dalla muffa, appesi qua e là senza ordine, sopra armadi e scansie estinte e tarlate. In fondo alla sala si aprivano due finestroni, i cui vetri, di una tristezza infinita sulla vanità del cielo velato, erano scossi continuamente dal vento, che si era levato d'improvviso, fortissimo. Il terribile vento di Richieri che mette l'angoscia in tutte le case. Pareva a momenti che quei vetri dovessero cedere alla furia urlante dell'ibeccio. Tutto il colloquio tra me e Monsignore ebbe l'accompagnamento sinistro di sibili acuti e veementi, di cupi lunghi mugolii che, distraendomi spesso dalle parole di Monsignore, mi fecero sentire con un indefinibile sbigottimento, come non lo avevo sentito mai, il rammarico della vanità del tempo e della vita. Ricordo che da uno di quei finestroni si scorgeva il terrazzino di una vecchia casa di rimpetto. Su quel terrazzino apparve a un tratto un uomo che doveva essere scappato dal letto con la folle idea di provare la voluttà del volo. Esposto lì, al vento furioso, si faceva svolazzare attorno al corpo magro di una magrezza che incuteva ribrezzo la coperta del letto, una coperta di lana rossa appesa e sorretta con le due braccia in croce sulle spalle, e rideva con un lustro di lacrime negli occhi spiritati mentre gli volavano di qua e di là lingueggiando come fiamme le lunghe ciocche dei capelli rossicci. Quell'apparizione mi stupì tanto che a un certo punto non potei più tenermi di farne cenno a Monsignore, interrompendo un discorso molto serio sugli scrupoli della coscienza a cui egli da un pezzo si era lasciato andare con evidente compiacimento del suo eloquio. Monsignore si voltò appena a guardare e con uno di quei sorrisi che fanno benissimo le veci di un sospiro disse: «Ah sì, è un povero pazzo che sta lì». Con tal tono di indifferenza lo disse, come per cosa da tanto tempo divenuto ai suoi occhi abituali, che mi sorse lì per lì la tentazione di farlo sobbalzare annunziandogli: «No, sa, non sta lì, sta qui, monsignore, quel pazzo che vuole volare, sono io». Mi contenni e non lo dissi. Anzi, con la stessa aria di indifferenza gli domandai: «Non c'è pericolo che si butti giù dal terrazzino?» «No, è così, da tanti anni, innocuo. Innocuo». Spontaneamente, proprio senza volerlo, mi scappò detto allora: «Come me». E Monsignore non poté fare a meno di sobbalzare, ma io gli mostrai subito una faccia così placida e sorridente che d'un tratto lo rimise a posto. Mi affrettai a spiegargli che intendevo innocuo anch'io nel concetto del signor Firbo e del signor Quantorzo, di mio suocero e di mia moglie, insomma di tutti coloro che mi volevano interdire. Monsignore, rasserenato, riprese il discorso sugli scrupoli della coscienza, che a lui pareva il più proprio al mio caso e l'unico ogni modo da far valere con l'autorità il prestigio del suo potere spirituale sulle intenzioni e le mene di quei miei nemici,
ma potevo fargli intendere che il mio non era propriamente un caso di coscienza come egli si immaginava. Se mi fossi arrischiato a farglielo intendere, sarei d'un tratto diventato pazzo anche ai suoi occhi. Il Dio che in me voleva riavere il denaro dalla banca perché io non fossi più chiamato usuraio, era un Dio nemico di tutte le costruzioni. Il Dio invece a cui ero venuto a ricorrere per aiuto e protezione era appunto quello che costruiva e mi avrebbe dato sì una mano per farmi riavere il denaro. Ma a patto che esso servisse alla costruzione di almeno una casa, un altro dei più rispettabili sentimenti umani, voglio dire, la carità. Monsignore, al termine del nostro colloquio, mi domandò con aria solenne se non volevo questo. Dovetti rispondergli che volevo questo. E allora egli suonò un vecchio annerito, insordito campanellino d'argento che stava timido, timido sulla tavola. Apparve un giovane chierico biondo e molto pallido. Monsignore gli ordinò di far venire Don Antonio Sclepis, canonico della cattedrale e direttore del collegio degli Oblati, che era in anticamera, l'uomo che ci voleva per me. Conoscevo più di fama che di persona questo prete. Era andato una volta per incarico di mio padre a consegnargli una lettera sua al collegio degli Oblati, che sorge non lontano dal palazzo vescovile, nel punto più alto della città, ed è un vasto, antichissimo edificio quadrato e fosco esternamente, roso tutto dal tempo e dalle intemperie, ma tutto bianco, arioso e luminoso dentro. Vi sono accolti i poveri orfani e bastardelli di tutta la provincia, da 6 ai 19 anni, i quali vi imparano le varie arti e i vari mestieri. La disciplina vi è così dura che quando quei poveri oblati alla mattina e al vespro cantano al suono dell'organo nella chiesa del collegio le loro preghiere, a udirle da giù quelle preghiere accorano come un lamento di carcerati. A giudicarne dall'aspetto, non pareva che il canonico Sclepis dovesse avere in sé tanta forza di dominio e così dura energia. Era un prete lungo e magro, quasi diafano, come se tutta l'aria e la luce dell'altura dove viveva lo avessero non solo scolorito ma anche rarefatto e gli avessero reso le mani di una gracilità tremula quasi trasparenti e sugli occhi chiari, ovati, le palpebre più esili di un velo di cipolla. Tremula e scolorita aveva anche la voce e vani i sorrisi sulle lunghe labbra bianche tra le quali spesso filava qualche grumetto di biascia. Appena entrato e informato da Monsignore dei miei scrupoli di coscienza e delle mie intenzioni, si mise a parlare con me in gran fretta, con grande confidenza, battendomi una mano sulla spalla e dandomi del tu. Bene, bene, figliuolo, un gran dolore mi piace, ringraziane Dio, il dolore ti salva, figliuolo, bisogna essere duri con tutti gli sciocchi che non vogliono soffrire, ma tu per tua ventura hai molto. Molto da soffrire, pensando a tuo padre che, poveretto, fece tanto male. Sia il tuo cilizio il pensiero di tuo padre, il tuo cilizio, e lascia combattere a me col signor Firbo, il signor Quantorzo, ti vogliono interdire. Te li accomodo io, non dubitare. Uscii dal palazzo vescovile con la certezza che l'avrei avuta vinta su coloro che mi volevano interdire, ma questa certezza e gli impegni che ne derivavano, contratti ora col vescovo e con lo Sclepis, mi gettavano in un mare di incertezze senza fine su ciò che sarebbe stato di me, spogliato di tutto, senza più né stato né famiglia. Non mi restava per il momento che Anna Rosa, la compagnia che ella voleva le tenessi durante la sua infermità. Se ne stava a letto col piede fasciato e diceva che non se ne sarebbe alzata più se, come ancora i medici temevano, fosse rimasta zoppa. Il pallore e il languore della lunga degenza le avevano conferito una grazia nuova, in contrasto con quella di prima. La luce degli occhi le si era fatta più intensa, quasi cupa. Diceva di non poter dormire. L'odore dei suoi capelli densi, neri, un po' ricciuti e aridi, quando la mattina se li trovava sciolti e arruffati sul guanciale, la soffocava. E se non era per il ribrezzo delle mani di un parrucchiere sul suo capo, se li sarebbe fatti tagliare, mi domandò una mattina se io non avrei saputo tagliarglieli. Rise del mio imbarazzo nel risponderle, poi si tirò sul viso la rimboccatura del lenzuolo e rimase così un gran pezzo col viso nascosto, in silenzio. Sotto le coperte si indovinavano procaci le formosità del suo corpo di vergine matura. Sapevo da Dida che ella aveva già 25 anni. Certo,
Standosene così col viso nascosto, pensava che io non avrei potuto fare a meno di guardare il suo corpo come si disegnava sotto le coperte. Mi tentava. Nella penombra della cameretta rosea in disordine, il silenzio pareva consapevole dell'attesa vana di una vita che i desideri momentanei di quella bizzarra creatura non avrebbero potuto mai far nascere né consistere in qualche modo. Avevo indovinato in lei l'insofferenza assoluta di ogni cosa che accennasse a durare e stabilirsi. Tutto ciò che faceva, ogni desiderio o pensiero che le sorgevano per un momento dopo erano già come lontanissimi da lei. E se le avveniva di sentirsene ancora trattenuta, erano smanie rabbiose, scatti d'ira, perfino scomposte escandescenze. Solo del suo corpo pareva si compiacesse sempre. Per quanto a volte non se ne mostrasse per nulla contenta, anzi dicesse di odiarselo. Ma se lo stava a mirare continuamente allo specchio. In ogni parte o tratto, a provarne tutti gli atteggiamenti, tutte le espressioni di cui i suoi occhi così intensi, lucidi e vivaci, le sue narici frementi, la sua bocca rossa, sdegnosa, la mandibola mobilissima potevano essere capaci. Così, come per un gusto di attrice, non perché pensasse che per sé nella vita potessero servirle, se non per gioco, per un gioco momentaneo, di civetteria o provocazione. Una mattina le vidi provare e studiare a lungo nello specchietto a mano che teneva con sé sul letto un sorriso pietoso e tenero, pur con un brillio negli occhi di malizia, quasi puerile. Vedermelo poi rifare tale e quale, quel sorriso vivo, proprio come se le nascesse or ora spontaneo per me, mi provocò un moto di ribellione. Le dissi che non ero il suo specchio, ma non s'offese. Mi domandò se quel sorriso, come ora gliel'avevo visto, era quello stesso che lei si era veduto e studiato nello specchio dianzi. Le risposi seccato di quell'insistenza: ma che vuole che ne sappia io? Non posso mica sapere come lei se l'è veduto. Si faccia fare una fotografia con quel sorriso. Ce l'ho, mi disse. Una, grande, là, nel cassetto di sotto dell'armadio. Me la prenda, per favore. Quel cassetto era pieno di sue fotografie, me ne mostrò tante, di antiche e di recenti. Tutte morte! Le dissi. Si voltò di scatto a guardarmi. Morte? Per quanto vogliano parer vive, anche questa col sorriso e codesta pensierosa e codesta con gli occhi bassi. Ma come morta se sono qua viva? Ah, lei sì, perché ora non si vede. Ma quando sta davanti allo specchio, nell'attimo che si rimira, lei non è più viva. E perché? Perché bisogna che lei fermi un attimo in sé la vita per vedersi. Come davanti a una macchina fotografica, lei si atteggia. E atteggiarsi è come diventare statua per un momento. La vita si muove di continuo e non può mai veramente vedere se stessa. Allora io, viva, non mi sono mai veduta, mai come posso vederla io. Ma io vedo un'immagine di lei che è mia soltanto e non è certo la sua. Lei, la sua, viva, avrà forse potuto intravederla appena in qualche fotografia istantanea che le avranno fatta, ma ne avrà certo provato un'ingrata sorpresa, vero? Avrà anche forse stentato a riconoscersi lì, scomposta in movimento. È vero, lei non può conoscersi che atteggiata, statua, non viva, quando uno vive, vive e non si vede. Conoscersi è morire. Lei sta tanto a mirarsi in codesto specchio, in tutti gli specchi, perché non vive, perché non sa, perché non può o non vuole vivere. Vuole troppo conoscersi e non vive. Ma niente affatto, non riesco anzi a tenermi mai fermo un momento io. Ma vuole vedersi sempre, in ogni atto della sua vita. È come se avesse davanti sempre l'immagine di sé, in ogni atto, in ogni mossa. E la sua insofferenza proviene forse da questo. Lei non vuole che il suo sentimento sia cieco. Lo obbliga ad aprire gli occhi e a vedere. In uno specchio che gli mette sempre davanti e il sentimento subito come si vede le si gela, non si può vivere davanti a uno specchio. Procuri di non vedersi mai perché tanto non riuscirà mai a conoscersi per come la vedono gli altri. Allora, ma che vale che si conosca solo per sé? Le può avvenire di non comprendere più perché lei debba avere quell'immagine che lo specchio le ridà. Rimase a lungo con gli occhi fissi a pensare. Sono certo che anche lei, come a me, dopo quel discorso e dopo quanto le avevo già detto di tutto il tormento del mio spirito, s'aprì davanti in quel momento sconfinata e tanto più spaventosa quanto più lucida la visione dell'irrimediabile nostra solitudine. L'apparenza di ogni oggetto vi si isolava paurosamente. E forse ella non vide più la ragione di portare la sua faccia, se in quella solitudine neanche lei avrebbe potuto vedersela viva, mentre gli altri, da fuori, isolandola, chissà come gliela vedevano. Cadeva ogni orgoglio.
Vedere le cose con occhi che non potevano sapere come gli altri occhi intanto le vedevano. Parlare per non intendersi. Non valeva più nulla essere per sé qualche cosa. E nulla era più vero se nessuna cosa per sé era vera. Ciascuno per suo conto l'assumeva come tale e se ne appropriava per riempire comunque la sua solitudine e far consistere in qualche modo, giorno per giorno, la sua vita. Ai piedi del suo letto, con un aspetto a me ignoto e a lei impenetrabile, io stavo lì, naufrago, nella sua solitudine, e lei nella mia, là davanti a me, sul suo letto, con gli occhi immobili e lontanissimi, pallida, un gomito puntato sul guanciale e il capo arruffato sorretto dalla mano. Sentiva verso tutto ciò che io le dicevo un'invincibile attrazione e insieme una specie di ribrezzo, a volte quasi odio. Glielo vedevo lampeggiare negli occhi mentre con la più avida attenzione ascoltava le mie parole. Voleva tuttavia che seguitassi a parlare, a dirle tutto quello che mi passava per la mente. Immagini, pensieri. E io parlavo quasi senza pensare, o piuttosto il mio pensiero parlava da sé come per un bisogno di rilasciare la sua spasimosa tensione. Lei s'affaccia a una finestra, guarda il mondo, crede che sia come le sembra. Vede giù per via passare la gente, piccola nella sua visione, che è grande così dall'alto della finestra a cui è affacciata. Non può non sentirla in sé questa grandezza, perché se un amico ora passa giù per la via e lei lo riconosce, guardato così dall'alto, non le sembra più grande di un suo dito. Ah, se le venisse in mente di chiamarlo e di domandargli, mi dica un po', come le sembro io affacciata a questa finestra? Ma non le viene in mente, perché non pensa all'immagine che quelli che passano per via hanno intanto della finestra. È di lei che vi sta affacciata a guardare. Dovrebbe fare lo sforzo di staccare da sé le condizioni che pone alla realtà degli altri, che passano giù e che vivono per un momento nella sua vasta visione, piccoli transitanti per una via. Ma lei non lo fa questo sforzo, perché non le sorge nessun sospetto dell'immagine che essi hanno di lei e della sua finestra, una tra tante, piccola, così alta, e di lei, piccola, piccola, là affacciata con quel braccino che si muove in aria. Si vedeva nella mia descrizione, piccola piccola, una finestra alta col braccino che si muoveva in aria e rideva. Erano lampi, guizzi, poi nella cameretta si rifaceva il silenzio. Ogni tanto compariva come un'ombra la vecchia zia con cui Anna Rosa abitava, grassa, apatica, con gli enormi occhi biavi e orribilmente strabi. Stava un po' sulla soglia, nella penombra liquida della cameretta, con le mani gonfie e pallide sul ventre. Pareva un mostro d'acquario. Non diceva nulla e se ne andava. Con quella zia ella non scambiava che pochissime parole durante tutto il giorno. Viveva con sé, di sé. Leggeva, fantasticava, ma sempre insofferente, così delle letture come delle sue stesse fantasticherie. Usciva a far compere, a trovar questa o quell'amica, ma le sembravano tutte sciocche e vane. Provava piacere a sbalordirle, poi rincasando si sentiva stanca e seccata di tutto. Certi invincibili disgusti che si potevano indovinare in lei da uno scatto o da un verso improvviso per qualche allusione, forse li doveva alla lettura di libri di medicina trovati nella biblioteca del padre, che era stato medico. Diceva che non avrebbe mai preso marito. Io non posso sapere che idea si fosse fatta di me. Mi considerava certo con uno straordinario interesse, smarrito come in quei giorni le apparivo nei miei stessi pensieri e nell'incertezza di tutto. Questa incertezza, che in me rifuggiva da ogni limite, da ogni sostegno, e ormai quasi istintivamente si ritraeva da ogni forma consistente, come il mare si ritrae dalla riva, questa incertezza, vaneggiandomi negli occhi, senza dubbio la attraeva. Ma a volte, guardandola, avevo pure la strana impressione che le paresse un po' divertente. Una cosa infine un po' anche da ridere, avere un po' ai piedi del letto un uomo in quelle incredibili condizioni di spirito, così tutto scisso, e che non sapeva come avrebbe fatto a vivere domani quando, riavuto per mezzo dello sclepis il danaro dalla banca, si sarebbe spogliato e liberato di tutto. Perché ella era certa che io sarei ormai arrivato alle ultime conseguenze, come un perfettissimo pazzo. E questo la divertiva enormemente, con un certo orgoglio anche di aver indovinato nelle discussioni con mia moglie, non propriamente questo, ma che io fossi ad ogni modo un uomo non comune, singolare dall'altra gente, da cui ci si poteva aspettare un giorno all'altro qualcosa di straordinario. Come per dare subito agli altri, e specialmente a mia moglie, la prova che ella aveva avuto ragione nel pensare così di me, si era affrettata a chiamarmi, a informarmi delle intenzioni che si avevano contro di me, a spingermi ad andare da Monsignore, e adesso era di me contentissima. Vedendomi là, ai piedi del suo letto, come mi vedeva, fermo e placido, in attesa di quanto doveva necessariamente avvenire, senza più cura di nulla né di nessuno. Eppure, fu proprio lei a volermi uccidere.
E proprio quando da questa soddisfazione che io le davo e che la faceva un po' ridere, passò a una grande pietà di me per rispondere come affascinata a quella che certo io dovevo avere negli occhi mentre la guardavo come dall'infinita lontananza di un tempo che avesse perduto ogni età. Non so precisamente come avvenne. Quando io, guardandola da quella lontananza, le dissi parole che più non ricordo, parole in cui ella dovette sentire la brama che mi struggeva di donare tutta la vita che era in me, tutto quello che io potevo essere per diventare uno come lei avrebbe potuto volermi, e per me veramente nessuno, nessuno. So che dal letto mi tese le braccia, so che mi attrasse a sé, e da quel letto poco dopo rotolai, cieco, ferito al petto mortalmente dalla piccola rivoltella che la tenevo sotto il guanciale. Devono essere vere le ragioni che ella poi disse in sua discolpa, cioè che fu spinta ad uccidermi dall'orrore istintivo, improvviso, dell'atto a cui stava per sentirsi trascinata dal fascino strano di tutto quanto in quei giorni io le avevo detto.